Siamo contenti perché comunque volevamo questa vittoria a tutti i costi contro la seconda in classifica. L'abbiamo ottenuta anche per dimostrare che comunque siamo una buona squadra e puntiamo comunque al vertice. Le prime due giornate, come dici tu, non sono penalizzanti dal punto di vista che abbiamo giocato fuori casa. È una questione che siamo partiti purtroppo in ritardo, anche col roster abbiamo integrato dei giocatori comunque rispetto alle passate stagioni sempre in ritardo. Quindi questi due primi risultati sono stati un po' la disorganizzazione, insomma, nostra. Poi adesso si comincia a vedere il gruppo, lavorano bene in settimana e io credo proprio che adesso siamo sulla strada giusta e penso che i ragazzi possano ancora di più migliorare rispetto a quanto abbiamo fatto finora. Bene, allora il presidente è speranzoso, ci crede in una squadra ben rodata. Mister, manca ancora qualche cosa, siamo partiti un po' con un handicap, 5 punti da recuperare, ma questo Mintun non sembra accontentarsi di questa vittoria, oggi l'avrebbe voluta in maniera molto più larga. Sì, effettivamente, però devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché è una buona squadra, organizzata, prestano bene la palla, chiudono bene tutti gli spazi difensivi, comunque ci hanno messo in grossa difficoltà, anche se noi abbiamo avuto tantissime occasioni per arrotondare il punteggio, purtroppo è un periodo che non riusciamo a concretizzare al meglio tutte le occasioni che creiamo. Concretizziamo forse il 20-30% delle occasioni create, però se continuiamo su questa strada il futuro penso che sia roseo. Veramente molto elegante nei tuoi disimpegni e soprattutto quando il Minturno parte con le tue impostazioni di gioco, diventa una squadra veramente irrefrenabile. Ringrazio le tue parole. È ancora difficile, la prima volta che gioco qua in Lazio, un campionato difficile con delle squadre buone. E niente, io sono contento che stiamo lavorando bene, il presidente dà tutto il supporto alla squadra, ai ragazzi per lavorare. Speriamo di arrivare fino alla fine a lottare per questo campionato, che l'obiettivo è questo, non ti nascondo il nostro obiettivo. E con Fabio Di Pasquale andiamo ad analizzare questa sconfitta del CCP fino a questo momento della stagione, comunque veramente straordinaria. Il vostro percorso, 4 gare, comunque vi siete sempre ben comportati. Quest'oggi a Minturno non vi ha detto bene. Beh, abbiamo fatto una partita di sacrificio, loro sicuramente sono una bella squadra, giocano veloci, poi sono bravi tecnicamente, noi eravamo un po' anche in 11 oggi, comunque ci abbiamo messa tutta, noi ci dobbiamo salvare comunque, quindi lotteremo su tutti i campi, fino adesso abbiamo fatto 9 punti, continuiamo così.